Buongiorno a tutti voi amici romanisti, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo della partita della Roma di ieri, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Roma batte Braga 3-1, Roma agli ottavi senza troppi problemi. Prima di tutto vi invito a rivedervi, se non l'avete fatto, la live che ieri sera abbiamo fatto sul canale di Nick Giallorosso, dove eravamo presenti io, zona giallorossa, Michi, Yellow Red e Erdipa, quattro tifosi romanisti doc. Vi invito a visionarla se ancora non l'avete fatto e vi invito a iscrivervi sicuramente ai canali di Michi, Yellow Red, Nick, giallorosso, zona giallorossa che sono io e Erdipa. Ragazzi, ieri qualificazione della Roma senza troppe difficoltà, direi. Una formazione un po' inedita mandata in campo da Fonseca, che ha risparmiato anche Spinazzola dall'11 titolare. Abbiamo giocato alla fine con un 4-3-2-1 per le note defezioni che abbiamo in difesa, quindi Cristante e Mancini centrali, Kasdrop e Perez sulle fasce, Paolo Lopez in porta, a centrocampo hanno giostrato Diawara, Veretout e Villar, poi Esharawi e Pedro dietro a Dzeko. Unica nota stonata, ragazzi, l'infortunio di Dzeko, che ieri ha fatto, finché è rimasto in campo, una bella partita. Ieri non vedevo giocare Dzeko così da un paio di mesi. Infatti mi è dispiaciuto tantissimo quando è dovuto uscire per quel risentimento alla coscia. Speriamo che non sia niente di grave, forse solo una contrattura, perché ieri Dzeko ha fatto una grande partita, ragazzi, ed è così che ci serve il nostro Edin per cercare di andare più avanti possibile in Europa League e di comunque conquistare questo quarto posto che ci dovremmo sudare fino alla fine. Ieri la partita non è stata sicuramente una passeggiata, perché il Braga è venuto a Roma a fare la partita e ha sicuramente giocato meglio dell'andata. Un primo tempo dove per i primi 25 minuti la Roma ha giocato in maniera direi ottima, squadra corta, squadra che pressava, squadra compatta. Non abbiamo veramente lasciato spazio al Braga di poter imbastire nessuna azione. Siamo andati in vantaggio con un gol di Edin su un tiro di El Shaarawy, che ieri ha fatto un'ora direi abbastanza buona. Anche Pedro comunque si è districato bene. Tiro di Esharawi sul palo e ribattuta di Dzeko in gol per l'1-0. Poi ci sono stati 10 minuti in cui il Braga è uscito un po' fuori, una punizione alta di poco, un'occasione la più clamorosa per loro al centro dell'area sul dischetto di rigore in corsa. Il giocatore del Braga, secondo me, lì ha ciccato il pallone, poteva essere pericolosissima. Un altro tiro in cui Paolo Lopez fa una gran parata su un disimpegno sbagliato di Esharawi. Poi gli ultimi 10 minuti del primo tempo è riuscita un po' la Roma, abbiamo preso una traversa clamorosa con Pedro che poteva far meglio e il primo tempo si chiude sull'1-0 per la Roma. Nella ripresa il primo quarto d'ora un po' di contenimento, vi sono state poi le girandole delle sostituzioni, sono entrati Pellegrini, sono entrati Carles Perez, è entrato Spinazzola, è entrato Mayoral, è entrato Mkhitaryan, quindi un po' di turnover. Diciamo che il secondo tempo, ragazzi, la partita poteva sicuramente finire anche con qualche altro gol di scarto per la Roma, perché è chiaro che il Braga si è scoperto parecchio per tentare il tutto per tutto. Noi in contropiede avremmo potuto sicuramente fare meglio. Diciamo che nel secondo tempo forse noi abbiamo peccato un po' in troppi passaggi sbagliati in uscita, che abbiamo dato un po' di troppo spago al Braga, che ha avuto le sue occasioni comunque per segnare. Noi potevamo andare sul 2-0 con il rigore causato da Perez. Ieri Carles Perez, grandissima partita. Devo dire che ieri è entrato in campo molto concentrato, molto voglioso, molto molto bene. Si è praticamente procurato il rigore, tornava indietro a coprire, ha avuto il merito di andare sul 2-0, dal via all'azione del 3-1 col cross di Spinazzola e il gol di Mayoral, per cui direi che Perez un buon impatto. Invece un impatto abbastanza inconcludente di Pellegrini,
che sbaglia un rigore battendolo in maniera indecente, secondo me. Questo giocatore deve capire che non si deve sentire arrivato solo perché è il capitano della Roma e che comunque nelle ultime partite non sta facendo bene. È sempre il solito discorso su Pellegrini. Poi fa l'assist per il gol di Perez, però è un giocatore che deve mettere a posto la testa e deve comunque sempre entrare in campo in maniera umile. Dell'infortunio di Dzeko abbiamo detto. Dispiace tantissimo. Majorale entra e segna. Comunque, nel secondo tempo la Roma gestisce abbastanza bene. Un Braga che devo dire mi aspettavo molto, molto di più. Anche perché si sapeva che era una squadra ostica, che è una squadra che molto piena di palleggiatori che ti fa giocare male. Però, evidentemente, la Roma in queste due partite è stata ben messa in campo da Fonseca. E ha fatto sì che questa qualificazione sia stata molto più agevole di quello che poi è sembrato. Adesso oggi ci sono i sorteggi, vedremo con chi capiterà la Roma. È da evitare sicuramente le inglesi, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Io spererei insomma in un accoppiamento con Molde o Young Boys. Sarebbe veramente un ottimo sorteggio, anche se comunque le squadre vanno affrontate tutte con concentrazione. Nota dolente ieri anche la stessa discorso su Cristante. Ragazzi, Cristante è un adattato in difesa. È sicuramente meglio di Fazio, però anche ieri autorete, nel primo tempo qualche incertezza. È chiaro che andando contro il Milan di Ibrahimovic e di Leao, di Calhanoglu, di Rebic, di Mandzukic, insomma, giocare con Cristante centrale un po' di rischio c'è. Io non so se la Roma per domenica riuscirà a recuperare almeno uno tra Kumbulla e Smalling, non credo. Dzeko non dovrebbe essere della partita, ci potrebbe essere anche domenica un 4-3-2-1 per cercare di coprirci un po' di più e cercare di giocare in difesa con giocatori di ruolo. Vedremo quello che succede, ragazzi. Intanto ci portiamo a casa questa qualificazione, andiamo avanti in Europa League, che è stato un ottimo risultato. Dobbiamo assolutamente vincere lo scontro diretto con il Milan per mantenere il quarto posto. Ripeto, tanto fino alla fine del campionato sarà una corsa fino all'ultima giornata per un posto in Champions, visto che a parte magari Inter, Milan e Juve, che forse hanno qualcosa in più, anche se il Milan se perde con noi verrebbe risucchiato nella zona Champions. La Juve comunque va alti e bassi, secondo me l'Inter è la squadra più forte che può perdere solo questo campionato. Il resto ce le giochiamo con tutti e vedremo cosa porteremo a casa a fine stagione. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, tanti like, commentate e ci sentiamo sicuramente domenica sera. Vediamo se riusciremo a organizzare un'altra live dopo la partita con il Milan, con Nick e con Miki. Per adesso vi saluto, ragazzi, e vi auguro una buona giornata.